Regione Lombardia ha stanziato 500.000 euro per finanziare iniziative utili a prevenire e contrastare i reati contro gli anziani. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alla sicurezza, immigrazione e polizia locale Riccardo Decorato. Le somme stanziate riguardano gli anni 2022-2023. I progetti dovranno essere presentati dai comuni, unioni di comuni e comunità montane. Per ogni iniziativa, la parte di cofinanziamento regionale, massimo 80%, va da 5.000 a 10.000 euro. La Giunta regionale per la lotta contro le truffe agli anziani ha stanziato 500.000 euro per i comuni che ne vorranno fare uso, soprattutto per divulgare un messaggio alle persone anziane nelle loro città, nei loro centri, affinché non aprano le porte a questi delinquenti che sono in giro ovviamente per cercare di entrare, intrufolarsi nelle abitazioni delle persone anziane per poi derubarle di tutto, come è accaduto e accade frequentemente ormai in molte città della Lombardia. Quindi l'avvertimento è a tutti gli anziani: non aprite le porte. E poi questo contributo, l'appello che faccio ai sindaci di utilizzarlo in maniera tale che si vada incontro a queste famiglie di anziani per cercare di aiutare queste persone che molte volte vivono da sole e magari sono anche indigenti.